grazie. Provo a raccogliere il tuo invito, quindi entrare nel merito. Certo, anche il tema del sistema delle agenzie è molto stimolante, però in un tempo limitato. Provo a entrare nel merito solo del rapporto sui redditi speciali. Ora, il dato positivo intanto, di solito questi rapporti servono a evidenziare le carenze. Qui abbiamo un dato positivo enorme, questo record europeo del recupero di materia, quindi del riciclo dei rifiuti speciali prodotti in Italia. È il livello più elevato d'Europa, 72% e 81 milioni di tonnellate, non pericolosi ovviamente, sto parlando. Calcio abbiamo perso i rigori, però battiamo la Germania nel recupero dei rifiuti speciali, non pericolosi, il livello è più elevato. E quando abbiamo un risultato positivo bisognerebbe capire perché. Perché una delle altre nostre peculiarità è a volte non valorizzare le cose positive e rischiare di comprometterle. Succede anche in altri settori, per esempio della gestione dei rifiuti. Per esempio, noi abbiamo ottimi dati sul recupero e riciclo degli imballaggi e abbiamo una discussione aperta come se sugli imballaggi fossimo, che ne so, la Grecia. Allora, l'industria manifatturiera italiana, ovviamente, per quella parte che sono 70 milioni su 120 circa, sono dell'industria mancata, gli altri 50, adesso semplifico i numeri, sono costruzione e demolizione. L'industria manifatturiera italiana è particolarmente virtuosa nel recupero di materia, nel riciclo dei rifiuti che produce. Noi siamo alla vigilia di nuove direttive europee sulla economia circolare. La manifattura italiana è già in buona parte inserita nell'economia circolare. Poi è chiaro che l'economia non è solo circolare, non è solo gestione del rifiuto e recupero, ma è anche prevenzione, quindi riduzione della produzione. Verissimo. È difficile fare delle comparazioni, se mi permettete, perché abbiamo avuto degli anni di recessione terribile, quindi. E poi c'è, quando si parla di rifiuti a livello aggregato, un conto è il dato del rifiuto indagato e individuato, un conto è il dato del rifiuto prodotto. A volte il rifiuto aumenta perché viene calcolato meglio, perché il reperimento dei dati è più accurato. È difficile fare una connessione fra produzione, che indubbiamente è calata in maniera, abbiamo perso quasi il 20% della produzione durante la recessione 2009-2014, quindi è evidente che anche la produzione, però c'è stato un maggiore affinamento, maggiore attenzione grazie anche al nostro lavoro nella raccolta dei dati, e quindi questo calo non si riflette nella medesima percentuale, probabilmente, che c'entra. Invece il dato sul recupero, riciclo di materia, quello è un dato misurato, quindi c'è poco da, perché deriva dagli impianti, e questo è controllato, non è un'opinione, è un dato vero. Dicevo, siamo alla vigilia del nuovo pacchetto di direttive, e come sapete c'è questa discussione sull'end of waste, che inciderà sul recupero di materia anche nell'industria manifatturiera. A mio parere noi siamo riusciti a tenere un livello alto perché abbiamo anticipato il recupero di materia con procedura semplificata, avendo un quadro che era quello pre-97, febbraio 98 se volete, che ricorderete era un quadro molto complicato di 17 decreti continuamente reiterati e mai convertiti in una condizione disastrosa. Allora, ci fu anche un dibattito, adesso io lo seguivo, ero giovanissimo, però non lo ricordo,
se era corretto o meno attuare una procedura semplificata con descrizione delle procedure tecniche come fu il modello 5 febbraio 98, oppure invece la procedura semplificata avrebbe dato adito a degli abusi, a un sistema distorto e scorretto. E quindi era semplificazione contro il riciclo corretto. Io questa discussione la voglio riprendere perché è tuttora presente anche nella discussione sull'end of waste. Noi abbiamo bisogno di norme semplici e tecnicamente chiare. Non essere riusciti a articolare ulteriormente i decreti end of waste lo ritengo un limite. Abbiamo per fortuna salvaguardato fino ad ora il decreto 5 febbraio 98 e anche quell'altro, comunque le quantità le ha fatte di recupero sul 5 febbraio 98. Questo dovrebbe essere per me un punto di riferimento nel recepimento della nuova direttiva. Salvaguardiamo, perché ovviamente la tendenza sarà quella di dire, siccome non ci sono i regolamenti europei, che secondo me era sbagliato pensare che con dei regolamenti europei si potesse regolare tutte le singole tipologie di attività di recupero dei rifiuti e che ne si potessero complicare ulteriormente con norme di tipo europeo. Infatti ne sono state fatte tre, al quarto non so che fine ha fatto perché non l'ho più seguito. Adesso qual è il rischio che vedo? È che torniamo al caso per caso affidato solo alla singola regione, con due risultati: che la regione non si decide, alcune tanto di cappello alle ARPA hanno lavorato bene, ma c'è una differenza fra le regioni che è purtroppo una delle debolezze del sistema anche riformato, e che queste disparità di livello organizzativo e qualitativo regionale è superato nella metodologia, ma signori, bisogna metterci soldi, personale, qualità, in modo da avere lo stesso modello e la stessa capacità in Emilia Romagna e in Sicilia, cosa che per ora non mi sembra proprio un obiettivo già realizzato. Quindi noi rischiamo di avere dei sistemi autorizzativi delle attività di recupero che al recupero completo determina un end of waste di notevole differenziazione di tempi e di contenuti, e questo è tempi, contenuti vuol dire complicazioni, cose non necessarie, eccetera eccetera. Invece la mia proposta è: utilizziamo il modello ovviamente aggiornato del 5 febbraio 98, che benché sia una norma tecnicamente fatta benissimo, e obiettivo richiede qualche aggiornamento, perché le tecnologie sono andate avanti, cioè attività di recupero che si facevano nel 96 oggi sono cambiate, ed è paradossale che non siamo riusciti ad aggiornare le tecniche, ma è molto meglio aggiornare le tecniche. E non era un decreto, voi vi ricorderete, era una procedura semplificata. Poi l'abbiamo reso giustamente, se il recupero è completo è meglio forse. Però questa cosa qui io penso che va recuperata per non peggiorare, perché non è che abbiamo fatto grossi miglioramenti, alcuni casi veramente ci sono che non si sono adeguati, perché aspettiamo ancora le norme che non erano previste nel DM del febbraio 98, perché quelle tecnologie non erano spiegate oppure quel tipo di rifiuto non era considerato. Quindi prima la conservazione, valorizziamo quello che ha dato buoni risultati. Le norme buone sono quelle che producono risultati positivi, il resto fa corretto se non produce buoni risultati, e va aggiornato salvaguardando questo livello record del riciclo di materia della manifattura italiana, che questo rapporto evidenzia in maniera così netta. Qualche problema, avete accennato, secondo me il problema non è le stime, perché ormai le stime si utilizzano
in vari studi, ci sono delle tecniche affinate di stima, non... bisogna affinare le tecniche, a volte molti dati ci sono e non vengono utilizzati. Io non insisterei, dice, bisogna fare i mood, qualcuno dice non avete voluto il history, ma non è che dobbiamo proprio volerci male in ogni caso. Le cose che non funzionano, non funzionano. Gli studi, si fanno gli studi e si individuano i dati, ci sono i modelli, non è una parolaccia la modellistica, eh? La statistica è una tecnica di indagine che viene ampiamente utilizzata in vari campi. E va bene che sia utilizzata anche nel campo dei rifiuti, non è per forza che devo registrare, andare a pesare ogni chilo, vedere cos'è, tra cos'è, se ci sono gli studi, si fanno gli studi di settore e si valutano con varie tecniche, con i margini di errore, e queste sono da affinare. Io credo che qui possiate fare un ottimo lavoro, già avete molto impostato questo lavoro qui, i dati che comunque il sistema ISPRA ARPA fornisce sono già dati validati, interessanti e con margini di errore limitato. Ok, ci sono alcune anomalie, io ne cito una, quella che mi sembra più evidente, quella dei dati sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Beh, non è una cosa nuova. Però la comparazione europea di questi dati è insomma qualcosa che non va, cioè, perché noi è già stato detto produciamo circa 50 milioni di tonnellate all'anno, ovviamente voi sapete che la Francia ne produce 240 mila rotti, che la Germania ne produce quasi 200 mila, che il Regno Unito 100 mila, limitiamoci a questi tre. 50 milioni rispetto a 240, 200 mila, 200 milioni o 100, c'è qualcosa, diciamo, di non tanto piccolo, perché insomma 150 milioni di tonnellate di differenza è una quantità significativa, sul quale fare una valutazione un po' approfondita, che non si limita a dire sono stime, che vuol dire, perché loro che fanno, li vanno a pesare, sono tutti dati stimati. Io penso che un po' ce ne accorgiamo che qui il problema esiste, perché mentre di certi flussi di rifiuto abbiamo un controllo completo, basta circolare un po' nel territorio italiano e noi troviamo ancora abbandoni di rifiuti da ristrutturazione, demolizioni, ai lati delle strade, nei boschi. Questo, il tema di questa filiera non è ancora, io penso invece che il resto, tranne alcune eccezioni, non è ancora sotto controllo. Quindi ci vuole qualcosa qui, non per individuare il numero, ma per portare, perché io penso che la parte dei rifiuti da costruzione e demolizione che viene gestita correttamente, invece il dato è individuato, raccolto più o meno bene, secondo me è raccolto, ma il problema è che c'è una quota importante che sfugge a una gestione corretta e legale di questa produzione di rifiuto, e la prova è che non si vede ancora in maniera significativa nell'abbandono di rifiuto. Quindi qui è un problema non tanto statistico, non prevalentemente statistico, ma sostanziale, che però va messo in rilievo con la dovuta forza. Quali potrebbero essere le soluzioni? Il problema è che se fai pagare lo smaltimento, e uno ha lo smaltimento diffuso, se carica il camioncino lo lascia, forse se pagasse al momento in cui ottiene il permesso a costruire o l'avviso di la comunicazione di avvio attività, dovesse pagare già allora una quota fissa e poi conferisce gratis perché ha già pagato, potremmo forse, sapendo che il grosso viene dalle ristrutturazioni, forse potremmo ridurre il problema. Poi c'è tutta la parte favorire il recupero in modo che non diventi oneroso il recupero, perché se
la gestione corretta diventa particolarmente onerosa perché il recupero non rende, però bisogna intervenire per fare in modo che sia il Green Public Procurement, sia le procedure degli impianti, insomma l'attività di recupero dei rifiuti inerti, la costruzione, le certificazioni dell'end of waste applicato in maniera più efficace, eccetera, cioè i prodotti lì siano collocabili sul mercato, la filiera, perché qui c'è un punto debole del sistema italiano, io di questo sono particolarmente convinto. E terza osservazione, noi demoliamo poco. Io penso che ci sia anche questo. Allora, però dovremmo ridurre la produzione dei rifiuti. Sì, dovremmo ridurla, ma quando la preveniamo, non quando... Guardate, girate le campagne, noi ogni ruder, mica sto parlando dei ruder storici, è uno, non demolisce niente in Italia, il capannone rimane lì. E perché deve rimanere lì? Cade a pezzi, diventa rifugio di... perché è complicato demolire, perché poi alla fine non c'è, è una specie di sport nazionale delle piattaforme petrolifere al capannone del Busto Arsizio, lo puoi lasciare lì, lo demolisci a tue spese quando te pare. Oh ragazzi, quello è il territorio occupato che ha degli impatti ambientali, devo recuperare il volume entro un certo numero di anni, se puoi recuperare il volume, se no lo devi demolire. E libereremo delle aree semplificando anche qui, senza cercare la perfezione. Abbiamo un sacco di robe, per quello produciamo meno rifiuti, secondo me anche per questo, perché demoliamo poco e liberiamo poche aree, perché preferiamo utilizzare aree nuove. Finisco qua, due cose poi. Un'altra anomalia è quella dei rifiuti agricoli. Anche qui ci scappa dentro, tra l'altro, rifiuti agricoli, vabbè, della caccia, penso che siano pochi, perché della forestazione, e anche lì meno sono, ma della pesca invece sì. E abbiamo lì un buco. Quando i pescatori vanno a pesca, noi abbiamo ancora delle flotte di pescherecci, mica male, tira su con le reti un sacco di robaccia. Cioè, di solito sono rifiuti in plastica, ma mica solo. Che fine fanno tutti questi rifiuti della pesca? In qualche paese virtuoso li recuperano, danno qualcosa al pescatore. Da noi non solo il pescatore li ributta a mare, ma se per caso li riporta, e sono quantità, le riporta a terra, lo sgridano, dice, ma che cacchio, non ti intendi te i tuoi rifiuti? Non c'è uno che ha organizzato, che va lì e dice... dalli a me, ci penso io, li sistemo, salvo qualche porto dove di solito c'è qualche piccolo che si riempie subito, qualche piccolo contenitore che si riempie subito, ma una delle quantità grosse. E ripuliremmo un po' i mari se favorissimo questa via di raccolta di rifiuti a mare. Addirittura noi non abbiamo chiaro che tipo di rifiuti sono speciali. Di origine sono urbana quasi tutti, però non è chiara la natura giuridica, perché il servizio di igiene urbana non li prende questi rifiuti, e sono poche quantità, perché quello li tira su e poi li ributta dentro in genere, e questo concorre a fare sì che noi abbiamo 4.000 tonnellate praticamente come se il settore. Poi credo che c'entri anche un po' il tema dei rifiuti liquidi o degli scarichi liquidi degli allevamenti, come noi li inquadriamo normativamente, degli spandimenti lì. Non vorrei che sia incoraggiare la produzione di rifiuti quando si possono fare dei recuperi o della gestione di sottoprodotti agricoli, bisogna un po' rifletterci. Però invece c'è una parte di rifiuti certamente rischiosi, che sono le batterie di pneumatici, i teli di plastica, i teli dei fitofarmaci, cioè una serie di rifiuti derivati dalle attività agricole che finiscono in mezzo ai campi. L'organizzazione di raccolta di questi rifiuti, non tanto gli organici, che penso che bene o male quindi ha
trattati come sottoprodotti, dove lì è poco sistematica la raccolta e la gestione, cioè anche qui, perché guardate che lo 0,3% è un numero troppo piccolo anche lì, ed è molto meno di quello di altri paesi comparabili come la Francia, la Spagna o la Germania, che hanno quantità maggiori di rifiuti di origine agricola e del mare. Volevo sottolineare, c'era l'ultimo problema, poi scusami, ma quello del nero. Voi date i dati sugli pneumatici fuori uso, ovviamente i dati ufficiali, perché il problema dello pneumatico fuori uso stimato in 40-60 mila tonnellate annue, quindi non parliamo di poche, di quantità limitate, per due motivi: perché noi abbiamo un sistema che funziona abbastanza col contributo ambientale per lo pneumatico venduto con fatturazione dal rivenditore, e lì quando però il gestore dello pneumatico ha raggiunto la sua quota, che è la quota che ha messo nel mercato legale l'anno precedente, dice: io perché devo raccogliere anche quello che mi proviene dal nero? Si ferma e rimane che gli ultimi due mesi, mese e mezzo, i gommisti si accumulano questi pneumatici che poi in qualche modo vengono smaltiti. E il paradosso è che hanno fatto tutta questa attenzione nella terra dei fuochi, hanno fatto un'indagine sui gommisti della terra dei fuochi, sapete che i due terzi vendevano gli pneumatici in nero, e non è stato risolto il problema, perché chi vende in nero poi ha uno pneumatico che non può essere ceduto con il sistema, i consorzi organizzati che pagano il contributo ambientale. E dove andavano a finire quegli pneumatici lì? Quindi qui bisogna affrontare questo problema, perché creare un fondo, fare in modo che anche su, è chiaro, mi rendo conto, ma se uno dice no, dobbiamo risolvere tutto il nero in Italia, ragazzi, no, io almeno però risolviamo il problema dei rifiuti prodotti dalle vendite in nero, non è solo degli pneumatici, anche questo d'accordo, però qui sappiamo che il problema c'è, arrivano dei camion dal centro est Europa, non so come, sfuggono i controlli. Siccome il vantaggio economico della vendita di questi pneumatici in nero è notevole, noi ci dobbiamo occupare anche del rifiuto che deriva poi dal cambio del pneumatico venduto in nero, e non lasciarlo appeso. Basterebbe un fondo, non è che costa moltissimo, che obblighi o consenta la stessa cosa, perché non puoi obbligare uno a non dargli soldi per svolgere quell'obbligo, no? Io parlo dei consorzi e degli pneumatici, un fondo che gli consenta di ritirare anche questi e di toglierli dalla gestione potenzialmente. Ok, grazie Enzo, credo che questo sia iniziato in maniera molto chiara. È entrato anche la parte dell'illecito sotto forma diversa, e sembra che io l'abbia stressato, e devo dire che hai i dubbi che tu hai su alcune linee, ma si legano moltissimo a questi aspetti, e per quello che ho sottolineato dovremmo poi entrare alla fine di questa discussione sui monitoraggi. Questo in parte sono d'accordo con il punto di vista, in altra parte no, bisogna anche avere delle possibilità di valutazione proprio per fare un bilancio complessivo e quindi vedere anche quali sono i flussi illeciti, non che dobbiamo considerare così, se li consideriamo abbiamo, diciamo, un bilancio complessivo.